A Montale Rangone, in provincia di Modena, esiste un esempio concreto di green economy applicata all'edilizia, l'Ecovillaggio, un progetto innovativo in corso di realizzazione che guarda l'agenda 2030 dell'ONU per la sostenibilità ambientale, un quartiere residenziale nato dalla visione di una famiglia che invece di vendere nel momento migliore del settore immobiliare ha voluto investire con un progetto che accorcia la filiera mettendo insieme costruzione e vendita degli oltre 110 alloggi previsti. Nasce così l'Ecovillaggio, uno dei pochi esempi in Europa di quartiere ecosostenibile in classificazione NZEB, ovvero edifici ad energia quasi zero. Siamo partiti dalla demolizione della fattoria col recupero di ogni singolo mattone creando il borgo di Montale, quindi abbiamo agito su tre direttive che sono essenzialmente quella di completare la transizione verso solo l'utilizzo solo di energie rinnovabili e non combustibili fossili, quella di riforestare e quella di non produrre più rifiuti. Oltre a questo abbiamo poi lavorato invece sull'involucro edilizio facendo efficienza energetica. Quindi efficienza energetica e salubrità nell'ottica del contrasto ai cambiamenti climatici, ma anche resilienza ai cambiamenti climatici. Dove siamo? Siamo nella centrale termica di una delle nostre palazzine. Abbiamo alle mie spalle i tubi che scambiano l'acqua con la pompa di calore che è sul tetto, che funziona ad energia elettrica. Qui abbiamo l'inverter che misura quanta autoproduzione facciamo di solare fotovoltaico. La palazzina, diciamo, si autoproduce l'80% col solare fotovoltaico dei consumi, per cui diciamo che per 10 appartamenti in un anno questa palazzina non arriverà ai 4.000 euro. L'Ecovillaggio recupera anche l'acqua per un ciclo e riciclo delle acque. Come funziona? Noi la captiamo dai pluviali, la mandiamo in pozzi perdenti e tubi drenanti. Viene poi riutilizzata, soprattutto nei periodi siccitosi, per irrigare tutto questo verde che, come dicevamo, è fondamentale per la regolazione del microclima. Qui siamo all'interno di un cantiere e si vedono bene i mattoni con i quali si costruiscono gli edifici. È un blocco cassero legno cemento. La peculiarità è che il cappotto, cioè quello che ci deve dare la prestazione di isolamento termico, viene messo all'interno di questo blocco cassero, per cui lo protegge sempre dagli eventi meteorologici più violenti. Questo alle nostre spalle è il progetto finito dell'Ecovillaggio. Quanto manca per ultimarlo? Circa 4-5 anni per quanto riguarda l'area di nostra proprietà. Ci sarà una piazza nella quale ci sarà un centro food dove si potrà acquistare cibo biologico a chilometro zero, ma anche un collegamento solo ciclopedonale con una zona asilo, nido, che verrà ceduto gratuitamente al comune di Castelnuovo Rangone. Sono direttive che aiutano moltissimo a far bene a se stessi e anche all'ambiente.